Bentornati al Boarding Studio, lo studio televisivo di Lucca Comics and Games, realizzato con la collaborazione di Giaconomicon.net. Siamo qui con Marco Valtriani, autore dei racconti del libro della giungla, prodotto e distribuito da Red Glove. Ciao Marco. Ciao. 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 E anche con Diego, anche se non ho ancora parlato. Ma sono qui più sempre. Ah, ha parlato. Allora Marco, raccontaci di questo gioco. Allora, i racconti del libro della giungla è un gioco che, ispirato ovviamente ai racconti di Kipling sul libro della giungla, ma si svolge qualche anno prima rispetto al momento in cui il branco trova Mowgli e quindi ha per esempio i film della Disney che conosciamo tutti. È il prequel del libro della giungla. È il prequel del libro della giungla, esatto. È ispirato appunto ai romanzi, alle raccolte di racconti, e vede un gruppo di giovani lupi alle prese con la loro, diciamo, il periodo in cui stanno imparando a vivere nella giungla e vivono le loro prime avventure. Ogni giocatore interpreterà uno dei lupi che vedete qua e racconterà una serie di storie, si tratta di un gioco di narrazione, quindi racconterà una serie di storie ambientate nel mondo di Kipling, con ovviamente la presenza di tutti i personaggi comunque che poi compaiono nel libro della giungla, come Bagheera la pantera, l'orso Balù, Shere Khan la tigre e Jakala il coccodrillo. Il gioco è molto semplice, si svolge in una serie di turni in cui il giocatore di turno pesca una carta avventura, che sono queste qua. Le carte avventura hanno un titolo, una locazione in cui si svolge quell'avventura, un incipit, una conclusione e un valore. Il giocatore di turno legge l'incipit e la conclusione, sposta il suo lupo, per esempio questo che è il mio preferito, nella giungla, che è scritta quassù, e il giocatore dovrà leggere le due parti della storia, raccontare quello che succede in mezzo, e nel farlo utilizzerà una serie di spunti. Gli spunti vengono distribuiti all'inizio della partita ai giocatori, per esempio se fossimo in tre sarebbero 5 spunti. Vogliamo a testa. Un facciamo una prova, sì, poi la racconti tu però. Ecco, così mi imparo. Sai quante volte l'ho raccontata io ora? Abbiamo 5 spunti a testa. Ok. Fatto questo, il tuo lupo si è spostato nel... che tu abbia il tuo segnapunti col tuo lupo rosso, a lei diamo la lupetta. Questa qua, e io mi prendo il lupo nero. Questo serve a vedere qual è il tuo lupo per ricordarti se okay, magari... Sì. Dopodiché giri lo spinner. Giriamo la ruota. Niente. Se fosse venuto uno dei personaggi, Bagheera o Balù, che sono gli aiutanti, avresti potuto spostarli di una casella, di solito cercando di raggiungere la tua posizione, e ti avrebbe dato un piccolo bonus a patto di inserire quel personaggio nella storia. Se invece fossero venuti Shere Khan e Jakala, avresti cercato di allontanarli da dove sei, e se l'avventura che stai narrando ha presente Jakala o Shere Khan, devi inserirli nella storia per non avere un malus. Okay. Cioè se non ce li metti hai un meno uno, se ce li metti elimini il... Una volta che hai raccontato la storia chiamando questi spunti, tirerai questo dado e dovrai fare col risultato un risultato uguale o superiore a quello sulla carta. A cosa servono gli spunti? Ogni volta che chiami uno spunto, ci sono due casi. O lo spunto ce l'hai in mano tu, e quindi lo prendi e lo giochi, ma lo puoi fare solo una volta per turno. Oppure lo spunto ce l'hai in mano un altro giocatore. Se lo spunto ce l'hai in mano tu, tu ti metti la carta davanti e avrai un più uno al tiro del dado. Ok. Se lo spunto ce l'ha un altro giocatore, sarà lui a mettere la carta davanti a te, tu avrai comunque un più uno, ma lui farà un punto. Ok. Questo cosa vuol dire? Che in realtà se tu giochi una carta dalla tua mano,
ti togli la possibilità di fare quel punto nel turno degli altri giocatori. Ti dai un più uno automatico, però rischi di fare sì, un punto in meno. Sì, sì, capisco. E comunque nel tuo turno non ne puoi giocare più non di non ne puoi giocare più di una dalla okay. tua mano, sì, sì, altrimenti uno... Eh sì, perché poi la condizione di vittoria è quando si finisce il gioco. Il gioco, allora sì, alla fine vince chi fa più punti. Il gioco dura un numero di turni prestabilito che si decide all'inizio della partita. Quindi si racconteranno un certo numero di storie a testa, di solito è 3. E l'ultima storia sarà sempre la storia Il cucciolo d'uomo, che è il ritrovamento di Mowgli da parte del branco. Oltre, tra le altre cose, il cucciolo d'uomo ha delle regole particolari perché Shere Khan si svolge sempre alla rupe del branco e Shere Khan è sempre presente, perché se vi ricordate nei racconti Shere Khan è lì che dice il cucciolo d'uomo lo vorrei io, e poi intervengono Mamma Lupe e Bagheera a calmare la tigre. Ok, quindi facciamo una prova? Sì, facciamo con questa carta qui o ne pesco un'altra? No, ne peschiamo un'altra, dai, che tanto so che ti sei già preparato su quella. Già c'è tutte quante le cose che i cuccioli avrebbero scoperto. Quindi rimettiamo il tuo lupo qui. Ok. E quindi dovrò di nuovo tirare questo. Una carta, sì. Qualcuno. Ok. La leggo, poi la mostro. Allora, Altana dei Bandarlock. Le scimmie. Allora, le scimmie e il mango. Mentre con Babbo Lupo attraversi il territorio dei Bandarlog, un mango maturo cade in testa a Babbo Lupo, sporcandolo tutto. Alzi lo sguardo e vedi delle scimmie ridacchiare. Questo è l'inizio. Il finale è la pelliccia di Babbo Lupo è ora pulita e le scimmie sono scappate via impaurite. Mettiamo la carta qui, la favoriamo. Giriamo per giriamo, vedere se sì. abbiamo delle altre tizi. Ah, già cala, lo puoi spostare dove vuoi. C'è ovviamente una componente tattica, perché vedendo quanti luoghi sono usciti si può cercare di spingere i personaggi negativi nei luoghi non ancora usciti, sperando che agli avversari capiti il... Allora, vediamo cosa ti conviene girartela, perché sì, poi dopo la rimettiamo a favore di camera. Sì. Allora, vediamo un attimo. Ok. Non so cosa c'ho in mano. Perciò al volo potremmo per esempio dire che grazie a la mia vista acuta, ok, scorgo una pozza d'acqua. Quindi hai chiamato acqua. Allora, durante il gioco di solito si segnano. Mettiamo quindi vista acuta, vista che acuta è qua giù. Acqua. Questo serve sia a ricordarlo, sia quando questa plancia è piena, vuol dire che le carte sono finite, la plancia viene svuotata, vengono rimescolati gli spunti e si riparte. Mi sembra di avercene, ma no. Io non ce l'ho. Allora, acqua non ce l'ha nessuno, tu quindi l'hai chiamata, ma non avrai il bonus. E vediamo cos'altro ci può essere, perché devo mettere in fuga le scimmie. Quindi purtroppo cose utili ce l'ho sempre in mano io. Sempre così. Vabbè, diciamo che interviene il branco che ci aveva seguito. Quindi arrivano le scimmie. Io con la mia vista acuta intravedo l'acqua. E mentre Babbo Lupo si sta lavando, il branco che ci aveva seguito arriva e mette in fuga le scimmie. Mentre adesso la pelliccia di Babbo Lupo è pulita. Qualcuno ha il branco? No. Comincio benissimo la mia carriera a questo gioco. Dunque, quindi, adesso devi lanciare il dado e ho un fare più uno. Esatto, 4 più con un più uno. Marco, ti volevo fare una domanda. Gli spunti che si possono chiamare, sì, posso chiamarne quanti voglio, allora, oppure c'è un massimo? Nella storia ne puoi mettere quanti ne vuoi, però chiamati dalla plancia 3, okay, di cui massimo uno dalla tua mano. Perfetto. Scusate, io stavo tirando un dado, che è una cosa importantissima. Giusto. 3 più 4 ce l'hai fatta, perché è uguale o superiore. Perfetto. Quindi tu fai 4 punti. Se tu avessi fallito, per esempio facendo 2, sì, avresti fatto comunque i punti sul dado. Quindi anziché punti. Sì, perché è stata fatta questa cosa soprattutto per i bambini, che magari hanno raccontato una bella storia, si sono divertiti a raccontarla, proprio avere 0 punti. Anche perché soprattutto sulle storie da 5-6 punti, farne 2 o farne 5 è una bella differenza alla fine del gioco. Quindi insomma, sì, dopo i bambini ci rimangono male.
Va bene, ma io il mio l'ho fatto. Sentiamo le altre storie. Ok. Andiamo a tempo, l'altra storia. Il gioco prosegue, come spesso in questi casi, in senso orario, quindi... Allora, il tuo turno è finito. Esatto. Normalmente succede questo. No, quelli rimangono lì. Ah, sì? Sì. Questa viene scartata. Okay. Scusa, no, rimangono, rimane solo vista acuta, perché sì, è l'unica perché che è stata utilizzata. A questo punto tu, quante carte hai in mano? Ne ho... Quattro, quindi sono meno di quelle che avevi all'inizio, esatto. Per cui ne peschi una. Se tu fossi rimasto a zero, ne avresti pescate tre per rimpinguare la mano. Ah, ok. E ricevi immediatamente la prossima carta storia, così te la puoi guardare mentre aspetti il tuo turno. Si prepara, insomma. Esatto. Va bene, l'improvvisazione va fino a un certo punto. No, abbiamo visto che aiuta molto, soprattutto i giocatori più timidi, averla già da prima e poter pensare un pochino. A te invece è toccato l'agguato dello sciacallo. Oh, bella, mi piace. Allora, io mi sposto nel deserto. E l'inizio è... Alcuni compagni lupi hanno visto Tabaqui, lo sciacallo, aggirarsi vicino alle prede appena cacciate dal branco. Meglio dare un'occhiata. La fine è... Il losco piano di Tabaqui è stato smascherato e il codardo sciacallo torna nella sua tana sconfitto. Allora... Ah... Giriamo. Spinner. Niente. Cazzo, dai. Io devo guardare, però. Perdonatemi. Sherekan ci sta. No. Tabacco in libro è lo scagnozzo di Sherekan. L'animale che gli va dietro perché lei ammazza gli animali e lui. Giustamente. Allora. Io con il mio branco, seguendo le impronte. Qualcuno ha le impronte? Ecco, per esempio, in questo caso lei ha detto io col mio branco, ma non ha chiamato branco. Esatto. Mentre ha chiamato impronte. Che noi? E ce l'ho. E non ce l'ho. Ah, non ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. No, allora... Ah, scusa, non va messo se non ce l'abbiamo. Sì. Non ho capito niente. Ale. No, no, lo mettiamo qua per ricordarci che l'ha messo, però non va. E utilizzando il nostro olfatto, questo ce l'ho io. Ok. Quindi olfatto. Scopriamo che lo sciacallo è appostato dietro un cespuglio e non ce l'ha nessuno. Oh, mamma mia. Quindi cominciamo a ringhiare, quindi ringhio. Conosce il ringhio? Eccolo qua. Oh. Ringhiando in maniera molto forte e minacciosa, Tabaqui si spaventa, scappa via e quindi il losco piano di Tabaqui è stato smascherato e il codardo sciacallo torna nella sua tana sconfitto. Ok, ottimo. Quindi ho fatto due carte. Due. Quindi in più lui di due. Fa un punto in più. Tu fai quindi, un punto, quindi 5. Esatto. Quindi la carta è da 5. 6. Quindi 7, 8 e faccio 5 punti. 5 punti, sì. Io a questo punto, se c'è tempo, vorrei fare un turno anch'io, se no me li mostro. Sì, no, sì, sì. Il racconto dell'autore, sì. Ok. Io devo prendere un'altra carta perché ne ho utilizzata una, giusto? No, alla fine del tuo turno. Fine del mio turno, vabbè. Quindi lei prende una carta, di queste e tutte e due. Di questa e di questa. Io invece pesco, salviamo i cuccioli. Oh, che bella. Allora, si svolge al fiume. Mamma lupa ti corre incontro disperata. Non riesce più a trovare i suoi cuccioli, li ha persi di vista al fiume. La fine della storia sarà pericolo scampato. I cuccioli sono sani e salvi, scodinzano felici intorno a mamma lupa. Allora, il mio lupo... Innanzitutto... Spinna, il mio lupo spinna. Poi ti hai messo sul fiume, sì. Già. Palù. Palù. Ah, Palù. Non ci arrivo. È lontanissimo. Mettiamo qua. Niente, però c'è una lotta mortale tra Palù. Sì, in realtà l'ho messo lì proprio perché se andasse avanti la partita e io dovessi capitare lì, potrei neutralizzare Giacala con Palù. Quindi preferisco tenerli. Allora, siamo al fiume. Siamo al fiume e vedo che i cuccioli sono rimasti in mezzo al fiume su una roccia che sporge. Eccola.
e stanno guendo spaventati. Con un tuffo, me lo gioco da solo, mi lancio in acqua, raggiungo la roccia e uno per uno utilizzando, come fanno le mamme coi cuccioli, mordendoli, quindi col morso, io, mordendoli piano, li porto uno a uno a riva. Pericolo scampato, i cuccioli sono sani e salvi, scodinzano felici intorno a mamma lupa. Bene, così se io che lei facciamo tre, un punto. Sì, più tre, e così si fa. È incredibile, è come se l'avessi fatto te questo gioco. 6 più 3, 9. E scuola pure i dadi, visto? Non basta essere l'autore qui. No, ma il dado sente, ah, sente, sì, la vibrazione. Sì. Sì, del, la mano del padrone. E ovviamente il gioco andrebbe avanti così finché non si arriva all'ultimo turno in cui c'è il cucciolo d'uomo, che appunto, come dicevo, è particolare perché c'è la presenza di Shere Khan. Uh-huh. ed è una storia... Ce l'hai? Infatti lo stavo... Eccolo qua. Il cucciolo d'uomo è una storia da 6 punti. Okay, quindi qua così, magari la possono vedere meglio. Il cucciolo d'uomo è da 6 punti, quindi da il valore massimo, però c'ha la difficoltà di Shere Khan in più. Inoltre nel manuale ci sono tutta una serie di varianti. Uh-huh. Per esempio la mia preferita, le mie preferite sono due, racconto queste giusto per... Una è che se nella stessa location dove ti trovi c'è il lupo di un altro giocatore, tu puoi, il giocatore proprietario di quel lupo può intervenire per raccontare come il suo lupo ti dà una mano, ti fornisce un +1 al tiro del dado, ma ottiene un punto. Uh-huh. Che è molto carina perché incentiva la partecipazione alle storie anche degli altri. Eh sì, sì, chiaro. E l'altra è sul cucciolo d'uomo, la variante letteraria, che riprende proprio il ritrovamento di Mowgli com'è sui libri, per cui oltre a Shere Khan c'è anche Bagheera. C'è anche Bagheera. Che nel racconto originale interviene a favore di Mowgli insieme a Mamma Lupa per dire no. Ok, senti, guarda, stiamo in chiusura, se giusto rapidamente mi puoi dire proprio due cose, due sul chi ha curato la grafica, perché i personaggi sono tutti disegnati splendidamente. Allora, la grafica, come, cioè le illustrazioni, come sempre per i giochi Red Glove, sono state fatte da Guido Favaro, che è il nostro illustratore di tutti i giochi che produciamo. In questo caso ha voluto sperimentare una tecnica nuova anche di colorazione e ha utilizzato due stili diversi per i personaggi e per le carte spunto, che come vedi sono molto realistiche, come sì. Siamo ovviamente molto soddisfatti come sempre con Guido. Io poi adoro questa grafica e mi ha lasciato a bocca aperta a partire dalla copertina, che secondo me è fantastica. Si vede le carte, che sono molto molto belle. Va bene, ok, Marco, ti ringraziamo per essere grazie stato a voi. Con noi e averci dimostrato il tuo gioco. Grazie a tutti e buon divertimento. Venite a trovarci allo stand Red Glove nel padiglione Carducci. E io e Costanza vi salutiamo dal Board Game Studio. A presto. Ciao.